lo trovammo in spiaggia. Sì. Una caldissima domenica di giugno. Sì, era di giugno, sotto il sole, andava sotto gli ombrelloni e cercava aiuto, cercava qualcosa da bere perché aveva sete e aveva fame. Ci volle molto tempo per recuperarlo ed era veramente assetato e spaventatissimo. Sì, sì, in effetti poi si andava a nascondere sotto le macchine per sì. prendere un po' di fresco. Però aspettava, Ringo aspettava, sicuramente è un abbandono la storia sì. di Ringo. Aspettava qualcuno perché sì. ogni persona che andava a mettere l'ombrellone al mare, lui li seguiva. Sì, poverino, nessuno si avvicinava a lui anche perché era pieno, strapieno di pulci e di zecche, ti ricordi? Sì. E quindi evidentemente dava fastidio. Sì. Al rifugio si è ambientato bene, però velocemente è diventato un amico del cuore di Fabrizia ed è stato scelto da questa bellissima famiglia che lo sta aspettando, che oggi lo accoglierà nella loro casa. Sì, accoglieranno nella loro casa e gli daranno tutto l'amore, tutto l'affetto, tutto quello che c'è da dare a un cane veramente buono e dolce come Ringo. Sì. Sì, sono molto contenta della famiglia che abbiamo scelto per Ringo. Sono sicura che sarà molto amato. So che è stato tantissimo atteso e non vedo l'ora di vedere l'arrivo. Sì, anche io. Sicuramente sarà diffidente, pauroso. Ma si ambienta però. Si ambienterà, sì. È un sì. cane che tende a fidarsi, ho notato. Sì, questo lo farà sicuramente. Non passeranno più di un paio di ore. Infatti, no, di giorni, di ore, anche secondo me. E ci tradirà. E beh, venga questo tradimento però. Abbiamo maneggiato tutto ieri in casa, in macchina, ed era molto tranquillo. Oggi invece è molto nervoso perché ha percepito che stiamo andando in un altro posto rispetto alle nostre case e lui non sa di che si tratta. Tutto all'improvviso è diventato diffidente e pauroso. E tra l'altro lui è un cane che è stato abbandonato, quindi secondo me lui l'ha collegato, perché ti dico, viveva benissimo in casa. Eccolo, guardalo, amore piccolo. Dai, tutta una giornata tutta una giornata, deve arrivare fino a Melegnano. Sì, dico, tutta una giornata. Quindi poi, ma tu non sai quanto sarai amato. Io lo so che sarai tanto amato. Ho bisogno di essere rassicurato, piccolo cuore.